ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria, per chi non mi conoscesse. Ho gli occhiali da vista, non sono truccata e ho qualcosa di morto in testa, ma questo non penso sia importante. Una ricerca sul bon ton. Sono riuscita a trovare delle cose che io nemmeno conoscevo. 10 cose maleducate che facciamo senza saperlo. La prima è dire buon appetito. Ho letto che non si dice buon appetito perché non bisogna augurare di mangiare un buon pasto quando si è a tavola con altre persone. Fondamentalmente perché il vero piacere di mangiare con queste altre persone non è per il cibo, ma è per la compagnia. Ci sono rimasta malissimo. Devo dire che io non lo dico spesso, tendo ad aspettare che me lo dicano per poi rispondere grazie altrettanto. Sono proprio scostumata a priori. La seconda cosa è dire cin cin nel momento del brindisi. Secondo il Galateo, il brindisi è una cosa delicatissima e importantissima. Cioè, io sta cosa non la sapevo. Anche per me devo dire che il brindisi è una cosa delicatissima, perché è il momento più delicato della bevuta, cioè perlomeno la mia. In realtà non bisogna nemmeno toccare i bicchieri, anzi bisogna fare la cosa più in silenzio possibile, perché il tintinnare dei bicchieri può non essere un gesto elegante. Io sono rimasta senza parole. Cioè, io più faccio casino e meglio è. Cioè, va per me, cioè, in generale, in tutta la mia vita. Non puoi dire che. Cioè, vabbè, non si fa. Siamo scostumati. Tra l'altro, dire cin cin in cinese, se non sbaglio, vuol dire prego, prego. Praticamente noi facciamo ogni volta così: prego, prego! Prego, 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 prego! Mi sento stupida. Anche chiedere il sale non è una cosa gradita. Vabbè, a prescindere dal fatto che non si chiede perché nasconde il fatto che a te la pietanza non ti piace. Io sinceramente quando sono ospite, infatti il sale non lo chiedo mai. Vabbè, sono abituata a finirmi il piatto anche se non mi piace e quindi non ho mai chiesto cose in più di mia spontanea volontà. Non so se lo sapete, ma un tempo il sale era la cosa più preziosa che si poteva avere, o comunque abbastanza uno dei beni più preziosi. Ai tempi, se il commensale chiedeva del sale al padrone di casa e lui non ne aveva a disposizione, tutto ciò portava a una brutta figura perché denotava una miseria, di conseguenza problemi economici. Questa cosa io non la sapevo, perciò non si chiede il sale. Non chiedete il sale, non chiedete il sale, non fate cin cin, non. Shh. No. A tavola si sta a tavola, zitti. Basta, senza telefono. Un'altra cosa che mi è sempre stata detto, ma io me ne sono fregata altamente, è scricchiolare le dita. Cioè, fare proprio scrocchiare le dita. Il Galateo dice che qualsiasi rumore riguardante dallo stomaco fino alle giunture ossee, bisogna tenersele per sé. Perché è brutto, non è un buon vedere. Così ho letto. Così ho letto, così non sapevo e continuo a scrocchiarmele. Che ribelle. Un'altra cosa che facciamo, non tutti fortunatamente, è tenere le mani in tasca. Tenere le mani in tasca in pubblico o con altre persone è appunto visto un atteggiamento indolente, diffidente, pigro, che agli occhi di chi hai davanti non è per niente carino. Questa è una cosa che sapevo, vabbè, si sa, pure per correttezza e per rispetto di chi hai davanti. Penso che lo sappiamo tutti, almeno questo. Noi parliamo, tu hai le mani in saccoccia ed è brutto. Pure per il fatto che io non riesco a parlare con le mani, con le mani, cioè io devo muovere le mani, io non posso tenere le mani ferme. E quindi a vederlo non lo sopporto, non lo sopporto, ma sul serio veramente, non sopporto. Ho letto che in alcuni paesi come la Cina e la Turchia, questo comportamento può portare anche ad importanti conseguenze legali, soprattutto sul piano lavorativo. Che è normale che tu stai al lavoro, non stai con le mani in tasca. Eppure, c'è
Eppure c'è. Vabbè, io a livello lavorativo mi definisco perché sono stata abituata ad essere professionale. Quindi io quando lavoro non sto ferma, non riesco a stare ferma, non voglio stare con le mani in mano, perché mi è stato sin dall'inizio, dal primo lavoretto che feci, cioè, mi è stato inculcato questa cosa, e quindi io sono cresciuta, sto crescendo con questa cosa ed è normale, cioè nel senso è una cosa giusta, perché si dovrebbe fare così, tutti dovrebbero fare così, e invece no, invece no, perché io da cliente ho visto persone con le mani incrociate, ho visto persone sedute in un ambiente di lavoro dove non ti puoi sedere, cioè nel senso non dovresti, non ti puoi, punto, non puoi sederti, punto. Stai al lavoro, a meno che non stai in ufficio, è un altro conto, però situazioni lavorative, no, queste cose non le sopporto, poi mi parte là. E quindi vado avanti. Soffiare sui cibi soprattutto in questo momento, soffiare sui cibi non è indicato per germi, per chi ci sta vicino, chi ci sta di fronte. Vedere tu che soffi magari la zuppa o il brodo è brutto. Il Galateo dice che non si fa, anche perché potrebbe causare incidenti. Cioè sporcare la tavola, tutto qua. Un'altra cosa che mi diceva una mia amica l'altro giorno al bar, l'altro giorno, saranno 2 settimane fa ormai, che io l'ho proprio presa alla leggera, e invece facendo questa ricerca su, appunto, sul Galateo, c'è questa regola che non bisogna, non si dovrebbe leccare il cucchiaio del caffè, il cucchiaino, dopo aver girato lo zucchero. Io lo faccio di, cioè mi viene spontaneo e magari inconsciamente lo faccio, perché è prassi, cioè nel senso metto lo zucchero, giro, assaggio, perché io fondamentalmente lecco il cucchiaino per assaggiarlo, per vedere se è zuccherato o meno, cioè nel senso, se non è che posso stare mezz'ora a girarlo, ma anche se fosse, comunque mi regolo in base alla punta del cucchiaio che lecco. Non lo so, vabbè, non si fa. Anche perché, torniamo sempre sul fatto del cin cin, che il tintinnare, quindi il cucchiaino dentro la tazzina che fa rumori simili, provocano, appunto, non lo so, per il Galateo non sopporta rumori, non sopporta tintinni, e quindi per il Galateo non va bene questa cosa, non va bene che tu giri il cucchiaino nella tazzina. Per chi lo prende amaro non c'è rischio. Un'altra cosa fondamentale che io noto e io faccio, oddio, no, dipende, metto le mani avanti, dipende, è togliersi gli occhiali da sole quando si è, appunto, non in pubblico, quando si è con l'interlocutore, comunque mentre parli con una persona o al primo incontro con questa persona. È un gesto di correttezza, come appunto togliersi il cappello quando si entra in locali chiusi, o sì, fondamentalmente in locali chiusi. Ma è una forma di rispetto abbastanza conosciuta, presumo, cioè io questa perlomeno la sapevo, e so che non è carino presentarsi o parlare con una persona e non potergli vedere gli occhi. Io ho gli occhiali questi, da vista, ma ho anche gli occhiali da sole graduati. Mi succede di parlare per la prima volta con persone che io non conosco e di toglierli. Io senza occhiali non vedo nulla, ma l'impatto di vedere, di far vedere i miei occhi alla persona che ho davanti è più forte di me, quindi automaticamente io mi tolgo gli occhiali da sole anche se non vedo nulla, anche se io quello davanti non lo vedo, me li tolgo lo stesso, perché è un gesto che io sono abituata a fare, perché tu devi vedere i miei occhi come io devo vedere i tuoi. Per me è una cosa normalissima questa. Però c'è chi non lo fa, come c'è chi non si toglie il cappello al ristorante o in un bar, seduto al tavolo. Ognuno è fatto a modo suo, insomma. Poi un'altra cosa è l'acqua in tavola. L'acqua in tavola andrebbe servita in una brocca di vetro, e non, o in una caraffa comunque, e non nelle bottiglie di plastica, perché soprattutto dalle bottiglie di plastica con l'etichetta, infatti molti ho visto che la tolgono, cioè mi è capitato di andare, appunto, a pranzo e di vedere la bottiglia senza etichetta. Mi distraggo, scusate, mi distraggo. Allora, torno in me. Io dall'etichetta che all'acqua potrei intuire quanto tu hai speso per l'acqua. Voi mi date un piatto di pasta grande così,
a me dell'acqua, dell'etichetta che l'hai pagata 35 centesimi la bottiglia, non me ne frega niente. Dammi a mangiare, cioè a me dell'acqua, non me ne frega niente. Quindi statevi tranquilli che siamo invitate a pranzo, a cena, a colazione, dove vi pare, io dell'acqua me ne frego. Me ne frego! Però il Galateo dice appunto di o togliere l'etichetta, di travasare l'acqua dentro una brocca o dentro una caraffa, perché fa più chic e più elegante. Come ultima cosa c'è il piacere, che si dice quando si stringono le mani. Tu ti presenti con una persona e non puoi dire piacere, cioè non si dovrebbe dire piacere, perché non è carino, perché tu non sai se la conoscenza con l'interlocutore che hai davanti o comunque con la persona che hai davanti potrebbe essere un piacere o meno. Quindi Galateo consiglia di dirlo alla fine della conversazione, che male non è. Come la stessa cosa si usa per dire pronto col punto di domanda. Invece si dovrebbe dire pronto, sono pronta a rispondere, a sentire ciò che mi stai per dire. Ce ne rendiamo conto? Quindi quando voi vi presentate ci viene da dire ciao piacere. Dopo ore che parlate e vi siete detti quello che vi dovevate dire, prima di andare via molti dicono è stato un piacere. È più bello del piacere stesso, cioè vero? Cioè io rimango ogni volta lusingata quando mi dicono ah, è stato un piacere, oddio che carina, grazie, davvero, è un'emozione, cioè guarda, mi commuovo. E il piacere stesso del piacere, vabbè, ci siamo capiti. Quindi ricapitolando, non bisogna scrocchiare le dita, non bisogna dire cin cin, bisogna togliersi gli occhiali da sole quando si parla con qualcuno, non bisogna chiedere il sale, non bisogna dire piacere all'inizio di una conversazione mentre conosci una nuova persona, non si tengono le mani in tasca mentre parli, ma lo puoi fare mentre scendi le scale, non si può dire buon appetito prima dei pasti, bisogna mettere una caraffa d'acqua al posto della bottiglia di plastica, non si può soffiare sui cibi e non si chiede il sale. Fantastico! Questa era una prima lezione di Ilas 08 del Galateo, le 10 cose che facciamo tutti quanti e che siamo una banda di maleducati. Voi conoscevate alcune di queste cose, le avete già sentite, le conoscevate? Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Io invece andrò a lavarmi i capelli, se no con l'olio ci condisco l'insalata stasera. Vi mando un bacio e noi ci vediamo domani.